Nello scorso episodio è successo qualcosa di incredibile, un vero e proprio miracolo sportivo. Noi che abbiamo vinto in casa del Lione e poi un altro risultato arrivato dal campo dove giocavano Sparta Praga e Rangers, completamente ininfluente sulla nostra qualificazione, ma io che sono scarso in matematica pensavo che i Rangers dovessero vincere per forza e quindi ero mezzo disperato a fine primo tempo quando lo Sparta Praga stava vincendo. In realtà poi nei commenti mi avete massacrato dicendomi appunto che sono pessimo perché sarei passato ugualmente. Però a parte questo godiamo, e non poco, perché clamorosamente siamo arrivati terzi nel girone dopo aver perso le prime tre partite e ci siamo non solo regalati un playoff di Conference League che giocheremo contro l'Union Berlino, ma soprattutto ci siamo guadagnati 4 milioni in più che fanno tutta la differenza del mondo perché ci permettono di investire nel mercato di gennaio. E infatti questo episodio vedrà non soltanto la partita contro la squadra tedesca, ma soprattutto una lunga sosta, perché qui siamo al 10 dicembre ed è già tutto finito in Danimarca, e poi soprattutto tanto mercato tra gennaio e gennaio, basta che poi arriva febbraio, ma lì si gioca. Prima di arrivarci però, mettiamoci comodi, mi avete riempito di commenti perché siete voi i protagonisti del mercato di gennaio, mi date sempre tanti consigli, e quindi sigla e poi lavoriamo sui rinforzi invernali. ...5.788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca! Eccoci qui davanti a Hubmercato, ma prima di entrare nell'Hubmercato e mostrarvi chi ho aggiunto e su chi punteremo in questo mercato invernale, non posso che ricordarvi cosa succede tra 8 giorni, perché sabato 12 marzo c'è il derby degli youtuber X, la 10ª edizione storica. Ve ne ho parlato su Instagram, infatti vi ricordo di seguirmi lì, vi ho presentato in questi giorni tutti i partecipanti, chi giocherà e lo vedete a schermo, ma anche chi verrà come special guest e farà comunque qualcosina, si renderà protagonista all'interno dell'evento. Quindi siamo a Roma, se siete di Roma e non avete nulla di meglio da fare in quel giorno, venite all'evento. Se invece pensate di avere qualcosa di meglio da fare, non avete capito nulla, disdite tutti gli impegni e venite lo stesso all'evento, perché signori, la 10ª edizione, io non so da quanto mi seguite, anzi ditemi nei commenti da quanto mi seguite, ma sono sicuro che siate in pochi a seguirmi dalla prima edizione del derby, però quei pochi sono veterani e quindi saranno emozionati quanto me. Tra l'altro in questi giorni usciranno dei video dedicati. Hubmercato, signori, gennaio incombe, questi sono i nomi. Non questi in realtà, perché Eriksen, Lindstrom, Riccardi, Olsen, Incapi, Pinsoglio, Vanguard, Oikonomu, Isaksen li avevamo già aggiunti. E quindi partiamo da qui, da Waid Fagir, 18enne danese, gioca in Germania, l'anno scorso era in Forza Alvaile, quindi è un giocatore sicuramente interessante che l'upgrade lo ha già fatto, perché è passato dalla Superliga alla Bundesliga. Però è talmente giovane che insomma possiamo anche pensare di richiamarlo, ora vediamo. È un sogno, anche perché so per certo che lui cresce tantissimo e sarebbe ideale, perché mi avete consigliato di spostare Felix sulla fascia, visto che come attaccante rende poco. Ora vedremo se lo sposteremo sulla fascia. La certezza è che un vice Ure vero e proprio non ce l'abbiamo e quindi probabilmente Fagir può ricoprire quel ruolo. Hjulmand, centrocampista centrale del Lecce, che mi avete consigliato per la sua nazionalità, probabilmente danese, quindi realisticamente potrebbe tornare in forza in una squadra della Superligaen, in particolar modo il Brøndby. Occhio, perché a centrocampo, in particolar modo nella fase centrale del centrocampo, numericamente ci siamo, bisogna vedere qualitativamente, però già con Slimane, Wigan e Frendrup sono al sicuro, hanno reso poco i cambi. Solbakken è il primo obiettivo, ve lo dico già, perché è un calciatore che conosciamo, che abbiamo conosciuto anche quest'anno nel girone della Roma di Conference, perché ha fatto tanto bene nelle due partite contro i giallorossi. Solbakken potrebbe essere non solo il vice Edlund, ma quello che può rubare il posto a Simon Edlund, che corre, che fa assist, che si impegna, ma che sbaglia gol terrificanti, terrificanti, e la pazienza l'avete cominciato a perdere anche voi, quindi potrebbe essere una soluzione. In difesa poi, visto che ci serve un nome importante, magari duttile, alla Cembe, che però non può farle tutte, ecco che
c'è la situazione Thiago Diallo, portoghese del Lille, infatti è portoghese, credo sia più Diallo che Diallo, però c'è quell'accento che mi... come si dice? Io dico Diallo, nel dubbio. Però appunto lui può giocare sia interno che esterno, poi Sorescu può giocare soltanto esterno, anche d'attacco, giocatore romeno molto, molto interessante. Vedremo, perché ovviamente se dovessimo prendere Diallo probabilmente non arriverebbe Sorescu, ma non è da escludere, più che altro per un discorso di budget, perché nei miei sogni Sorescu c'è, anche perché Bruce non può giocarle tutte, tra l'altro attualmente è squalificato e salterà le due partite contro l'Union Berlino dopo il rosso rimediato in casa del Lione. Ultimi due nomi, anzi ultimi tre nomi, sono due offensivi, uno se non riuscissimo ad andare su Fagir ci proviamo, ed è Baden Frederiksen del Vitesse, anche lui danese, poi un altro danese, Carlo Holtz, me l'ha consigliato il buon Sickwolf, anche lui molto giovane, classe 99, addirittura è molto duttile perché raramente uno può fare l'esterno d'attacco e il centrocampista centrale. Può fare al massimo l'esterno d'attacco e il terzino, no? Avete capito? Per caratteristiche. Invece lui può fare quei due ruoli e questa cosa mi intriga molto. Quindi vedremo. E poi c'è Gartenmann. Perché Gartenmann? Per lo stesso discorso di Diallo. Ci serve un difensore centrale, non lentissimo, quindi non ci vuole molto essere più veloce di Max o Rosted in realtà. Però Max è insostituibile, capitano sta lì. Rosted è sostituibile. E quindi Gartenmann potrebbe essere una soluzione. Quindi questi sono i nomi che abbiamo inserito nel loop mercato. Non li prenderemo tutti, vedremo come muoverci. Molti dobbiamo ancora seguirli, tra l'altro. Non posso neanche partire da Solbakken perché non abbiamo abbastanza informazioni. Quindi avanziamo con il calendario, cominciamo ad entrare in clima mercato e cominciamo a muoverci. Il nostro problema attuale è che non abbiamo soldi per il mercato. Ci sono arrivati 4 milioni per il passaggio del turno in Europa League, quindi per essere arrivati terzi ed esserci qualificati in conference, avete anche visto. Però questo è il nostro budget. Ed è assurdo. Questo è il nostro budget. Ed è un problema, dobbiamo assolutamente cedere. Se no non possiamo comprare. Ed ecco una prima offerta di quelle che sognavamo. È per Simon Edlund e francamente è sacrificabile Edlund. Per i discorsi che ci siamo già fatti, ovviamente è un problema. Numericamente dico, cioè se poi non riusciamo a sostituire Edlund, non abbiamo un'altra ala. E la cessione che avrei fatto non sarebbe stata quella dell'ala destra in un universo perfetto. Ma non abbiamo una lira, famo a capisse. Quindi dobbiamo trattare col Braga. 2,10 vogliono offrire loro. 2,10 ce la facciamo? 2,10 2,10 2,10 Chi non risica? Accetta. Accetta e vediamo se accetta Edlund, la destinazione portoghese del Braga. Intanto c'è Hermansen che continua a rompere totalmente. E io glielo dico, pensi solo ai soldi? Cioè è folle questa cosa. Folle, folle. Quindi, stiamo litigando col nostro secondo portiere. Questo è ufficiale. Non è che dici stiamo litigando col quarto portiere, col secondo. Il momento in Casabrombi è delicato. E neanche a farlo apposta, il Genk ci offre 2 milioni e 300 mila euro per Mats Hermansen, che è scontento qui e che in caso di cessione... allora, ragioniamo. Lui ha giocato due partite ma poteva anche non giocarle. Ha giocato una partita di Coppa perché abbiamo fatto riposare Mirante, ma riposare simbolicamente. Ha giocato in campionato, una partita che se non sbaglio è andata anche male, ma aveva fatto bene lui. Fatto sta che può essere ceduto. Poi abbiamo, se non sbaglio, un altro portiere, Egidius dovrebbe essere, che non vedrà mai il campo. Chiedo 3. Vediamo. Hanno accettato? Subito? Pensavo dicessero sai non possiamo... 3 milioni hanno accettato subito, a questo punto penso di aver alzato poco. Mi cazzierete nei commenti. Mi cazzierete nei commenti. Fede, dovevi alzare di più. Ho capito. Ma se alzo troppo, poi che succede? Che ci dicono, no, inaccettabile, ciao. Perché lo fanno, eh. Edlund venduto. Calma. Aspettiamo la cessione di Hermansen. Che è l'unico... Cioè, Edlund era l'unico sul quale avevo dei dubbi. Perché magari poteva star bene qui al Brøndby e tutto. Hermansen non vedeva l'ora di andarsene. Visto che ci stavamo discutendo. E abbiamo venduto anche lui. Due cessioni fatte. E adesso torniamo sul mercato. Lui resta la nostra priorità, anzi lo diventa maggiormente visto che abbiamo ceduto Simon Edlund e non abbiamo un'ala in questo momento. E poi vediamo se riusciamo a prendere anche un altro giocatore e vediamo qual è il più urgente sostanzialmente. Ma partiamo da Ola, però 4 e 4 no dai, 4 e 1, sono 300.000 euro in più. Ok, affare fatto.
Affare fatto, e allora adesso possiamo contattare Solbakken, possiamo trattare con lui, non so che stipendio gli diamo, lo paghiamo in carbonare anche a lui? Finora tutto a posto, cruciale, 3 anni, niente clausola rescissoria, lui prende quei soldi lì, ci chiede questi. Controfferta, rimuovi bonus come sempre. Modifica qui, allora un po' gliela alziamo, e quindi direi che però 7,5. Qui alziamo a 75 perché gli abbiamo rimosso il bonus, avanza offerta, vediamo un po'. È troppo bassa. A questo punto vuole di più. Che ci può stare, perché gli abbiamo sempre tolto il bonus. 8 tondi. 8 tondi. È comprensibile. Vediamo un po'. La accettano. La accettano. E allora benvenuto a Ola Solbakken. Nuovo giocatore delle Brøndby. Diventa il nuovo Edlund. Che così... cioè, non è che si presenti benissimo. Magari diventa meglio di Edlund. La speranza è questa. Innesca Edlund. È un pallone geniale per il 27. Che salta il portiere. Edlund! Non è possibile. Ditemi che non è vero. Non è vero. Ditemi che non è vero. Non è possibile, Federico. Occhio, perché due squadre in un giorno hanno pagato la clausola rescissoria di Tobias Borkait. A questo punto spero che almeno... in una delle due accetti di andare il giocatore, visto che con noi non ha mai giocato. Sono soldi interessanti, perché quasi 1,5 milioni, che ci permetterebbe di tornare sul mercato. Quindi vediamo un po' se parte e in quale direzione, ma ci interessa meno. Basta che parte. Venduto! Venduto Borkait. È arrivato l'avviso in basso. E allora sì, l'abbiamo venduto al Sion. Bene. 1 milione per il mercato. Vi siete sprecati pure stavolta, vedo. Grazie, società. Così la rinforziamo. E come la squadra. Altra offerta, signori, è Natale. Perché lo Young Boys ci ha offerto 2 milioni per Blas Riveros, che è il nostro terzino che costa di più. E sta roba non l'ho capita, anche perché è quello che mi piace di meno. Però bene. Direi di chiedere 3 milioni anche in questo caso. Ok. Sono... no, perché arrivederci, oh? Vedete? Vedete che succede? Cioè, porca puttana! Abbiamo perso un'occasione, ragazzi. Vedete quanto il mercato in questi casi sia bastardo, passatemi il termine. Cioè, c'è il giocatore che puoi offrire, puoi alzare. Prima abbiamo alzato 3 milioni e ho detto forse ho alzato poco. Adesso che succede? Alzi 3 milioni e ti chiudono la porta in faccia. Abbiamo perso un'occasione. E non so se riusciamo a cederlo, Riveros. Siamo al 28. Siamo ufficialmente nell'ultimo giorno di mercato. Ancora nessuna offerta per Riveros o per qualche altro giocatore. Questo è il budget che abbiamo in questo momento. E Fagir non solo è quello sul quale avrei puntato maggiormente tra questi nomi in questo momento, ma è soprattutto economicamente quello che si avvicina di più alle nostre possibilità. Ma si avvicina, non le raggiunge. Quindi, visto che non voglio rischiare di farmi rifiutare l'offerta e non avere poi il tempo materiale per refresciare, tra virgolette, no? Sapete come funziona sul mercato. Aspetti qualche giorno e poi fai un'altra offerta. Ecco, non avendo il tempo, perché abbiamo 10 ore, aspetterei qualche ora in più. Arriverei a 5 ore. Possono bastare 5 ore. Vediamo se ci arrivano offerte. Puntuale a 5 ore è arrivata, però... tra le tante offerte, il Copenhagen, che è la nostra rivale, Bruce, che non cederemo mai. No. No, questa no, ragazzi. Sono offerte che si possono accettare, offerte che non si possono accettare, a costo di non riuscire a prendere Fagir, che comunque proviamo a prendere perché il tempo sta finendo. E quindi concediamoci 2 ore in più. In teoria il tempo poi basta, perché possiamo fare tutto nella stessa ora di mercato. Non succede nulla. Vediamo se abbiamo il miracolo. Ma perché, scusa? Ah, un... ok, no, però trattiamo con loro. A parte che c'è arrivata un'altra offerta del Valladolid per Ure. Il Valladolid, poi vi dico dove si attacca. Adesso ci è arrivata l'offerta per Riveros. Signori, trattiamo. Ora il problema, ragazzi, sapete qual è? Potremmo non avere il tempo necessario. Potremmo non avere il tempo necessario perché... lui deve accettare. 2 ore alla fine. Il che significa, ragionandoci, che noi abbiamo letteralmente un'ora. Ce la facciamo in un'ora? Sì, ce la facciamo in un'ora, perché in un'ora dovrebbe arrivarci un avviso di cessione di Riveros. Noi dobbiamo andare a trattare di là, fare tutto. Non lo so se ci basta, ma proviamoci. Via! Due avvisi. Riveros venduto.
Andiamo di là, c'è un'ora ragazzi, c'è un'ora. Vogliono 2,100 più il 2% della rivendita. Ma ti do 1,9. Che ne dice del 3%? Avevo già accettato questa roba. Quindi va bene. Va bene. Calmi, bisogna trattare con Fakir. Bisogna trattare con Fakir. Loro vogliono la clausola e vabbè, l'accettiamo. L'accettiamo, tanto siamo sempre lì. Non sarebbe un nostro problema, ipoteticamente. Allora, lui si ridurrebbe lo stipendio, però vuole quelle robe là. Allora, rimuovi bonus, modifica stipendio. Direi che alziamo questa, perché gli abbiamo rimosso lo stipendio. L'alziamo a 3,5. Lasciamo quella sotto così, avanza. L'accettano! Il miracolo è compiuto! Il mercato è finito, la missione è riuscita. Fakir e Solbakken per rinforzare il Brondby, con Edlund venduto, con Riveros che non ha mai giocato venduto, meglio ha giocato, era meglio che non giocava, e Borkait che non ha mai giocato per davvero venduto. Via! Finiamo il mercato di gennaio e adesso, signori, con questi rinforzi, testa alla Conference, con il campionato in mezzo, ma testa all'Union Berlino. Datemi un vostro voto nei commenti al mercato di gennaio, magari raccontatemi anche voi nella mia situazione come vi sareste mossi, argomentando un po' il tutto, e adesso andiamo in campo. Adesso andiamo a giocare. Ed eccoci giunti al giorno della partita contro l'Union Berlino. È ufficialmente un giorno storico, perché per la prima volta nelle nostre carriere passiamo da una gara giocata in Europa, in una competizione che in quel caso è Europa League, direttamente a un'altra gara europea di Conference, dopo 2 mesi senza aver mai giocato altre partite in mezzo. E la prima volta che succede è che in Danimarca, giustamente, il campionato, come avete visto, riprende poi. Prima di scendere in campo, però, visto che non l'abbiamo fatto perché non erano ancora usciti i vari sorteggi, andiamo a vedere quali sono, eccoli qui, gli scontri del playoff, perché in campo ci sono anche Copenaghen e Midtjylland, altre due danesi. E quindi occhio, perché potrebbero esserci sfide nazionali esportate all'estero, esportate in Conference, lo spero. Ma prima, sul nostro cammino, c'è una tedesca e vogliamo mandarla a casa. E qui FIFA ci dà subito un consiglio, perché c'è Promel che nell'Union ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite e sicuramente può metterci in difficoltà. D'altronde, aspettavamo questa notte da 2 mesi, dall'impresa di Lione, dal gol di Mikael Ure, da quel rosso di Bruce che si è sacrificato per la patria, e oggi nevica molto, talmente tanto da costringere l'UEFA a utilizzare il pallone invernale che si utilizza in questi casi, e dunque quello arancione. Si gioca in casa di una squadra che sicuramente parte avvantaggiata, perché tutte le squadre europee partono avvantaggiate rispetto a noi. Noi mentalmente dobbiamo entrare in questo mood, perché torniamo in Europa dopo 16 anni, però se ce la giochiamo a viso aperto, rispettando ma senza paura l'avversario, ci divertiamo. L'obiettivo in questa Conference League, dichiarato sia da parte nostra che da parte della società, è quello dei quarti di finale, quindi passare questo playoff e poi anche l'eventuale ottavo. Ma intanto andiamo per ordine, questo è il loro 5-3-2 con due diffidati che sono appunto Promel e Trimmel. Occhio lì davanti anche a 17-9, mentre il Brondby risponde con il consueto 4-2-3-1, con delle novità in realtà, perché il mercato di gennaio ha tolto qualche nome e ne ha portato qualche altro. Per esempio il 27, Solbakken, che ha sostituito il vecchio 27, Simon Edlund, che ha salutato con l'assist a Ure nel match contro il Lione. E allora vediamo un po' cosa ne esce da questa andata del playoff. Durovigen sul pallone, poi Gammelby, e allora vuole chiudere in possesso e in attacco il primo tempo il Brondby. Parte Gammelby, guarda Solbakken, riesce a servirlo bene, occhio al norvegese, cross perfetto per Mikael Ure, fa esattamente quello che faceva Edlund, ma forse anche meglio, perché la mette col piede debole per Mikael, come contro il Lione, 0-1 al tramonto del primo tempo. Avanti il Brondby.
vuole saltarlo, Gammelby attende e chiude. Ragazzi, sta facendo una partita clamorosa Jens Gammelby. Noi cercavamo un terzino che potesse dar riposo a Bruce, ma forse l'abbiamo in casa. E poi c'è ancora Solbakken, dentro sempre Ure, altro cross, sempre col destro per Ure, che stavolta non trova la porta. Araguchi dentro, occhio all'iniziativa che favorisce Prömel. Mamma mia, l'ho vista dentro. Prende campo l'Union, sempre Araguchi, verticalmente su Cruz, dentro per l'inserimento di Awoni, che calcia forte e fa 1-1. Pareggio dell'Union al 71esimo. Grande gol del 14. Apertura intercettata da Gammelby, che sta completando la sua straordinaria partita, ma sbaglia in questo caso, un errore pesante perché c'è Cruz indietro. Kucaz dentro, Awoni si gira, Awoni calcia Mirante. Mirante sul primo e unico errore di Gammelby mentre lo lodavo, ma lì ho dormito io. Pennella verso Ure, anticipato, poi solo una maglia rossa che allontana il pallone. La partita finisce 1-1 nell'andata del playoff tra Union Berlino e Brøndby. Francamente è una partita un po' interlocutoria, all'interno della quale qualche nuovo acquisto, come Solbakken in realtà soltanto, si è inserito e lo ha fatto anche abbastanza bene. La neve è sicuramente un tema, perché i palloni erano sempre molto, molto sporchi, difficili da leggere. Vi dico la verità, non so come funziona su FIFA, se è stato già aggiornato il dato sui gol in trasferta che non valgono più doppio. E quindi vediamo un po', speriamo di sì, non lo so, è completamente indifferente, basta saperlo, perché se dovessimo pareggiare 2-2 in casa almeno non usciamo, ma andiamo ai supplementari. E allora, buon 2022 anche alla Superligaen. Si torna in campo in campionato, si ritrova il Nordsjælland per la terza volta quest'anno. 4-1 per noi in campionato alla Brøndby Stadion, 4-1 per noi alla Brøndby Stadion anche in Coppa. Oggi invece giochiamo contro l'ultima in classifica per il momento. Noi siamo molto lontani dal primo posto, l'importante è rimanere tra le prime tre pre-playoff e poi vediamo che succede nella fase finale. C'è Fagir che oggi fa il suo esordio da titolare perché riposa Ure in vista del ritorno contro l'Union. Valta ha trovato Baptiste col destro a giro, che risposta di Mirante. Valta ha trovato Antman, sponda 1-2 con Valta e conclusione Mirante. Palla in verticale a cercare Baptiste, l'anticipo di Maxo che se la dimentica. Baptiste, Mirante, la sterzata del norvegese, poi il tocco per Fagir. Sta ripartendo anche Solbakken, servito Skjelderup, che giocata in area di Skjelderup che buca la porta per l'1-0. Giocatona del 29. Passiamo noi in modo non meritato. Skjelderup cerca Frendrup, non lo trova, poi trova Fagir, sponda su Frendrup che guarda la porta, attende Solbakken, prova a cercarlo con un pallone difficile, ma Solbakken si presenta così, vola in cielo, colpisce, fa gol e benvenuto in Danimarca, caro Ola, è il primo timbro con la maglia del Brøndby ed è un gol bellissimo dopo l'assist in conferenza Ure, è un gol da rivedere. Sul tocco morbido geniale di Frendrup, ci mette la testa, bacia la traversa e fa 0-2. Che lo tiene a distanza, sta tornando anche Mabil, il tocco è per Antman, disturbato da Cembe, ma poi tocca per Valta. Koulibaly, Antman, Koulibaly! Stavolta Mirante è bucato, 1-2. E credo non perfetto Mirante, eh? Diciamo che ha fatto parate più difficili, se non altro. 2-1, gol, ripeto, meritato del Nordsjælland. Siamo nel recupero, sta finendo col possesso del Brøndby, ormai classico delle ultime partite per amministrare il vantaggio. Una sofferenza inaudita, 2-1, quante occasioni ha avuto il Nordsjælland, ma quanto è pesante, soprattutto per questo, questa vittoria qui. E poi il tema possesso finale è fondamentale, perché se contiamo tutti i punti che rischiamo di perdere, se non capiamo i momenti delle partite, sono tanti. E quindi capiamoli questi momenti. Non è un caso che poi i risultati siano migliorati anche in panorama europeo, come contro Sparta Praga e Lione, quando abbiamo dovuto amministrare nel finale. Farlo contro il Nordsjælland era fattibilissimo. E adesso è nuovamente tempo di pensare all'Europa. È semplicemente il dentro fuori. Brøndby contro Union Berlino. La tocca Ure e si riparte dall'1-1 di 7 giorni fa.
Mabil, non parte Ure che finta di andare in profondità, poi viene incontro. Allora il tocco è per Skjelderup, riparte Mabil a sinistra. Occhio all'inserimento dell'ex Midtjylland. La mette giù in due tempi, sempre Mabil. Poi cross teso, Ure! Cosa ha provato Ure? Behrens, superato Maxo. Campo per Behrens. Adesso è un 2 contro 2, però è in vantaggio l'Union. Tocco a rimorchio per Mowald. Di ritorno Mirante! La sentenza! Davis verticalmente a cercare lo scatto di Pučac, che riesce a passare da dentro il pallone. Sponda per la conclusione sul palo di Behrens, che viene riservito, ma c'era fuori gioco del compagno. E adesso rischiamo, perché loro dimostrano di poterci far male. Parte Mabil, palo! E poi ancora Lute che la tiene lì. Behrens, Toicert, altro tocco dentro, sempre Maxo in copertura. Sempre Brondi che può ripartire con Wigan. 25 al 90esimo. C'è campo per Solbakken, che prova ad andare. Comincia a essere anche stanco, ma arriva fino in fondo. Solbakken, non lo tengono. Solbakken! Solbakken! Cost to cost! Gol meraviglioso! Si è preso il pallone, che può essere quello della qualificazione. 1-0! 1-0! Un bolide! Due gol e un assist nelle prime tre partite. Che impatto per Ola Solbakken. Buonanotte all'Union. Ha fatto tutto lui e poi l'ha messa lì sotto la traversa. Non la vede nemmeno Lute questa volta. Avanti il Brøndby. Behrens, Davis, Behrens dentro per Mowald. Occhio al cross. Ha pareggiato l'Union. 1-1 al 74esimo. Non è successo nulla, dai. Dai. E dopo il gol di Solbakken abbiamo sognato un po' tutti che fosse finita, ma a questi livelli non è finito un bel niente. Abbiamo regalato il gol del pari perché eravamo scopertissimi. Un po' di campo anche per Mikkel. Difendono male centralmente, quindi stavolta il tocco è per Skjelderup, chiuso. Però dobbiamo sfruttare i loro buchi centrali, come sull'1-0. Poi non un gran rinvio, testa di Frendrup, controllo di Mabil. Frendrup guarda Ure, lo serve in area. Ure! Riporta avanti il Brøndby! Mikael Ure! 2-1! 2-1! Ancora una volta, l'ho detto, non sono irresistibili, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo non sono stati irresistibili con i rilanci del portiere e con gli spazi centrali. Qui hanno dormito loro, 2-1 per noi, il gol è di Mikael Ure. Sono due in due partite contro questo avversario. Ultimo minuto dei due di recupero, resta in possesso il Brøndby in questo finale col fallaccio su Bruce, che costa il rosso ad Awoni. Finisce in 10, finisce malissimo l'avventura europea dell'Union Berlino. E invece quella del Brøndby non finisce ancora, perché continuiamo a sognare. Siamo agli ottavi di finale di Conference League. Eliminato l'Union Berlino dopo l'1-1 dell'andata. 2-1 per noi al ritorno. Così, in questo modo, con una delle partite più divertenti, tante occasioni da una parte e dall'altra, bei gol, quello di Solbakken pazzesco, il suo primo in conference con il Brøndby, il suo secondo consecutivo dopo quello segnato in campionato contro il Nordjylland. E a questo punto, prima di salutarci, vediamo chi ha passato il turno come noi e chi affronteremo, perché in teoria dovremo affrontare una delle prime. Un sorteggio francamente che peggio di così non poteva andare, perché c'erano due teste di serie in conference. Quest'anno erano la Roma e il Tottenham. Noi abbiamo preso il Tottenham agli ottavi. Che tra l'altro il Tottenham, mentre eravamo sulla panchina del Monaco, ci ha battuto malissimo in finale di Europa League, ricorderete, qualche mese fa su FIFA 21. E questa proverà ad essere una rivincita, ma proprio, cioè, in modo utopico, perché in realtà il Tottenham, ripeto, assieme alla Roma è la squadra forse più ingiocabile della conference. Vedremo. A completare il quadro, queste altre partite con il Copenhagen che ha passato il suo turno, il Midtjylland invece no, e quindi vedremo, insomma. Non voglio mettermi a dire no, perché potremmo affrontare questa, quell'altra, signore, abbiamo preso il Tottenham, quindi facciamoci il segno della croce e diamo
tutto, però lo daremo nel prossimo episodio, perché al momento per il momento è tutto. Grazie per aver seguito questo video, fatemi sapere la vostra sul mercato e su queste tre partite che secondo me sono state tanta roba. Ci vediamo presto con il derby degli youtuber e con un nuovo episodio della carriera. Never give up e alla prossima!